Bene, facciamo il nostro secondo incontro in streaming sulle tematiche che voi, o alcune di voi, hanno focalizzato la volta scorsa. Abbiamo iniziato con la famiglia e le persone adulte che si sono messe in contatto o in diretta streaming o in differita sono 107 più voi, e alcune persone, tutte 107 non le ho sentite sicuramente, ma coloro che si sono dati un impegno a contattarmi per dire che è molto interessante cogliere quello che voi avete detto, che a sua volta era un discorso interessante, e soprattutto cogliere la sensibilità che emerge da voi, cioè dagli studenti della comunità, studenti di Sion. Oggi, dicevo, il tema che affronteremo è un tema abbastanza moderno, è il dialogo. No, ovviamente bisogna prima di tutto, come diceva un grande studioso, teologo e filosofo Tommaso d'Aquino, che la prima cosa da fare per poter capire un concetto è, in latino lui diceva, l'explicatio terminorum, cioè conoscere i termini. Ecco, che cosa sono, come sono composti, che cosa vogliono dire? Allora, Sara è andata a spulciare e ci dice che cosa significa il termine dialogo. Allora, dia vuol dire attraverso e logos parole, per cui il dialogo vuol dire attraverso le parole. Cioè, relazionarsi attraverso parole e concetti. Quindi il dialogo anzitutto è un relazionarsi nei confronti di concetti espressi in parole. E voi sapete che la parola uccide quanto una spada. Cioè, il termine ebraico parola, che la sua fonetica è dabar in ebraico, significa un qualcosa che mi stimola. E quindi mi stimola o allo stupore positivo oppure alla mortificazione che io ho recepito dalle parole che mi vengono presentate. Quindi il dialogo può suscitare interesse, amore, o il dialogo qualche volta può innescare in noi delle situazioni di amarezza. Allora, oggi noi vogliamo vedere un po' che cosa si intende per dialogo. Dialogo in famiglia, dialogo tra gli amici, dialogo a scuola e dialogo anche in streaming, ad esempio, come facciamo noi, ma il dialogo di solito è un relazionarsi a tu per tu. Però la parola arriva comunque, arriva con lettere, arriva con uno sguardo, con un grido e arriva con una conversazione. Allora, io direi di partire e di presentare a ciascuno di noi che cosa ognuno intende per dialogo, nell'aspetto positivo e anche nell'aspetto negativo. Cominciamo da lui, puoi andare là e parlare con la mascherina giù perché sei lontano a tutto. Che cosa intendi tu per dialogo, Raffaele? Raffaele. Beh, per me il dialogo è una conversazione spirituale anche con Dio magari, o con una persona, semplicemente magari per parlare di cose comuni che accadono. Con il dialogo con Dio, è spirituale, può accadere attraverso una preghiera, ad esempio, e basta. Sì.
Molto bene, quindi Raffael dice il dialogo è verticale e orizzontale. Quindi dialogo, preghiera, Dio, e orizzontale, conversazione. Michele. Come ha spiegato giustamente l'etimologia della parola Sara, significa attraverso il discorso. Io credo che in un dialogo serve che ci siano interesse e una buona dose di attenzione. Quindi il dialogo richiede interesse al terminus ad quem, chi ascolta, no? Certo. E attenzione, quindi interesse. Io sono interessato a sentire quello che dice la persona che ho di fronte, amico, genitore, educatore, ma anche presto attenzione nei confronti di ciò che la persona mi dice. Molto bene. Carolina, no? No, Giulia. Giulia, ah no, per con le mascherine, scusa. Secondo me il dialogo è un ottimo... Parla dentro il microfono, togli la mascherina così tutti sanno chi sei. Scusa. Secondo me il dialogo è un ottimo modo per relazionare due persone. Allora, infatti il dialogo è un modo in cui due persone riescono a rapportare le loro idee, cioè a confrontarsi, secondo me. Ecco, diciamo, quindi il dialogo, le dice, è lo strumento per confrontarsi. Molto bene. Diciamo che il dialogo può portare, secondo me, a due vie, diciamo, può essere usato sia per bene, quindi fare un dialogo tra due amici tranquillamente, magari farsi complimenti, parlare di cose, oppure può innescare una lite, un litigio, però se in questo caso magari uno può avere paura di fare il dialogo perché dice no, magari ti dico questa cosa e ci vado a litigare con te. E questa secondo me è una cosa comunque che non va, perché dopo se non c'è il dialogo non c'è la società, secondo me, non c'è una relazione neanche tra le persone. E il dialogo si può aiutare anche a chiarire soprattutto una situazione. Bene, lei dice due cose, l'aspetto negativo dal dialogo che magari ha delle intenzioni positive può nascere una conflittualità. Altra cosa dice, però... dialogo diventa importante anche per dissipare questa conflittualità. Due cose interessanti. Cioè, vere, insomma. Agnese diceva giustamente che il dialogo è un fondamento della comunicazione fra i vari membri della società. Ovviamente il dialogo però non passa solo per le parole, ma anche... per lo scritto banalmente, ma in particolare mi vorrei concentrare su come il dialogo passi anche su quello che è non verbale, anche i gesti semplicemente. Relazioni di persone si basano ad esempio sul salutarsi o sul farsi un sorriso, oppure relazioni in senso negativo si basano sul non salutarsi mai, fare una faccia disgustata quando si incontra una certa persona che non sta particolarmente simpatica, o altro. Quindi il dialogo si esprime attraverso tantissime forme diverse, e in questa società dove le relazioni si esprimono sia nella vita reale che nella vita virtuale, quando siamo alla presenza di qualcuno è importante stare attenti anche a come ci poniamo nel silenzio e nei gesti. Sì, dunque il dialogo nella sua natura è comunicare attraverso parole, questo è fondamento logico. Poi si può comunicare, ma non è dialogo, diventa comunicazione con gesti, con sorrisi, oppure anche gesti belli e anche gesti poco simpatici. Però io qui non lo chiamerei proprio dialogo, è un comunicare,
più che un dialogo. Il dialogo in sé per sé è proprio la relazione, no? Che avviene attraverso il mettersi in gioco e l'esprimere i propri concetti. Adesso non è semplicemente un flash da dare, no? Però ovviamente anche i gesti, ecco, le comunicazioni aprono l'opportunità per il dialogo o chiudono l'opportunità per il dialogo. Bene. Allora, come sottolineato da Sara, l'etimologia della parola è importante, dal greco dialogos, attraverso le parole. Allora facciamo un passo indietro. Prima di dialogo, prendiamo in analisi, vorrei proporre un'analisi da un libro, da Harry Potter, dove la Rowling fa dire a Silente che le parole sono la nostra massima fonte inesauribile, fonte di energia. Adesso non la ricordo esattamente. E quindi le parole che formano il dialogo sono l'elemento più divisivo che ci possa essere e allo stesso modo il più costruttivo. Costruttivo tanto che Hobbes, filosofo inglese del XVII secolo, prima parte del XVII secolo, per giustificare il nuovo regime monarchico britannico, il regime assolutistico di Giacomo e Carlo I Stuart, sostiene che l'uomo identifica l'uomo nel suo stato naturale, nel suo stato di natura, un uomo non diverso da qualsiasi altro animale. Però l'uomo ha l'intelligenza, ci si immagina proprio questa scena in cui questi uomini che combattono hanno diritto di fare tutto pur di sopravvivere. Si incontrano col coltello dietro la schiena, si immagina Hobbes, e iniziano, dialogano e si mettono d'accordo, si accordano proprio, identificando un loro leader, e si accordano per cosa? Per poter sopravvivere al meglio, per distribuirsi le materie essenziali per la vita. Di conseguenza, allo stesso modo, come il dialogo può essere divisivo, poi Hobbes dà tutta questa giustificazione allo Stato, alla nuova monarchia inglese, che poi cadrà con la rivoluzione, ma Hobbes trova il dialogo tra gli uomini è la base del nostro Stato. Lo Stato esiste perché degli uomini hanno concesso, nella sua visione, il potere a un solo uomo, il re, che ha diritto di vita e di morte su tutti i suoi sudditi. Quindi, per tornare a prima, la parola, che tante parole costituiscono il dialogo è il fondamento della società. La nostra società esiste perché qualcuno prima di noi ha dialogato, si è messo d'accordo sul da farsi, su quali sono i diritti di base, quali fossero i doveri, e di conseguenza è l'elemento edificante. Allo stesso modo può essere divisivo. Certo. Allora, lui ha citato Hobbes. Io vi suggerisco di leggere di Hobbes Il Leviatano e poi ne discuteremo. Dunque, il dialogo è, dice Nobriere, fondamento anche della dimensione sociale, del vivere sociale, no? Grazie al quale ci si pone di fronte a determinate problematiche, dove si individuano queste problematiche come positive o negative. Allora, il dialogo può servire a un dibattito positivo, ma il dialogo anche a volte può portare a una realtà non di comunione ma di divisione. Quindi è importante vedere, come appunto dice Hobbes, la ragione per cui io mi pongo nei confronti di una persona o di una realtà, no? E qui c'entra che cosa? La maturità del soggetto, no? Allora, se il soggetto è una persona morale, è chiaro che mi porterà a discorsi qualificanti in senso etico. Se invece una persona ha un degrado etico, il suo dialogo può portarmi lontano da una realtà positiva e quindi può condurmi in una situazione così di difficoltà. Basterebbe, sì, lui ha citato la parte inglese, basterebbe leggere David Copperfield per vedere come ci sono questi dialoghi interessati per carpire e quindi immettere delle persone
nel male, nel vizio, cioè nel rubare, e altri invece la possibilità di recuperare. Quindi dipende sempre dalla dimensione di come tu ti rapporti. Quindi il dialogo è importante, ma è necessario vedere per quale ragione io voglio dialogare. Se voglio dialogare per la pace, se voglio dialogare invece per entrare in una conflittualità. Ci deve sempre a monte una dimensione etica. Aschi, tu hai pensato un po', sei un uomo che sia tra due persone o un gruppo, più che dibattito lo vedo più come un'esposizione di pareri personali, certo, o idee, che non per forza deve andare bene a tutti, però che non sia una cosa su cui si deve essere contro, ecco. Certamente, il dialogo non è detto che debba essere monocolore, come dice lui, cioè esporre, io ti presento il mio patrimonio culturale, etico, religioso, e avrei piacere che tu esponga il tuo dialogo, no, religioso. Proprio in questi giorni, da alcuni anni, sono 4 anni, che il Papa e l'imam di Al-Qaeda, ecco, hanno dato via a un dialogo tra musulmani e cristiani dal punto di vista, diciamo, religioso-culturale. Poi è necessario che, ad esempio, il mondo musulmano sappia che è stato salvato in un certo tempo, quindi secolo XVI-XVII, il mondo musulmano è stato salvato da chi? Dal Negus, che era cristiano, per dire. Quindi, allora, ci sono le cose che ci uniscono e ci sono le cose che ci dividono. Non bisogna nascondere le cose che ci dividono, ma neanche nascondere le cose che ci uniscono, per dare una valutazione nel dialogo di un rispetto. Come dice lui, non è necessario che sia monocolore, però è necessario che io esponga nella verità le realtà che io so e conosco e che sono avvenute. Grazie, caro. Tu, tesoro? Secondo me il dialogo è un insieme di parole che ci si scambia tra più persone. E può essere anche in tema religioso, come il Papa che scambia il dialogo con i papi, con le persone attraverso la sua finestra. Sì, qui dalla finestra e anche delle sue catechesi, no? Anche quello è un dialogare per comunicare i propri principi religiosi, oppure principi etici che richiamano alla giustizia, alla pace e alla solidarietà. Molto bene. Tu, tesoro, Camilla? Potete parlare giù della maschera, perché se no... Allora, secondo me il dialogo è uno di tanti modi che abbiamo per rapportarci, che per noi esseri umani è una cosa naturale, scambiarci le idee, perché così possiamo imparare e scoprire e scoprirci uno con l'altro. Però dobbiamo anche metterci noi stessi, perché noi siamo pieni di pensieri, perché pensiamo, e quindi che si trasformano in parole, siamo pieni di parole, e a volte è anche difficile metterle fuori, perché ci sono anche le emozioni che ci realizzano come persone. Siamo come anche dei libri. I libri sono pieni di parole, ma un libro chiuso non può essere letto, non può essere scoperto da nessuno. Però quando una persona scrive un libro ci vuole del tempo, lo deve pensare per scrivere dopo averlo letto da molte persone. E noi siamo anche un po' così. Magari all'inizio ci vuole un po' di tempo per mostrarci al mondo, però poi saremo pronti e potremo gettarci nel mondo con il dialogo con tutte le persone. Molto bene, Camilla è una scrittrice, ha vinto anche dei premi su dei racconti. L'esempio del libro è molto interessante, cioè il libro chiuso significa non voler dialogare, e c'è tutto dentro nel libro. Ma se tu non lo apri e non lo leggi, non potrai, se non conoscere solo la copertina, vero? Così, se io ho una persona, libro chiuso, e
non entro a rapportarmi con questa persona e non faccio in modo che questa persona esprima ciò che pensa e ciò che conosce, ecco, è come se io avessi un libro là, però vedo una bella copertina, ma non conosco il contenuto del libro. Molto interessante il paragone. Brava Camilla. Eccoci qua. Secondo me un dialogo è una conversazione tra persona e persona che si può sia in via positivi che negativi. Positivi come se un'amicizia stretta, ovvero che si esprimono idee molto, molto importanti, oppure può causare anche un litigio che può portare a delle complicazioni tra persona e persona. Certo, il dialogo è sempre un rischio, perché tu devi, non sai la persona come si esprime su un problema, però diventa anche un arricchimento. Tu sai cosa pensa quella persona e quindi in base a ciò questo diventa un qualcosa di importante. Va bene? Vieni Danilo, siediti più vicino. Stiamo parlando sul dialogo. Che cosa pensi tu del dialogo? Ecco, poi tu ci dirai. Allora, secondo me il dialogo... Tira via sta maschera, non sento... Dialogo? Non so, cioè, ci sono... sia positivo che negativo, però il negativo non è solo che magari quando litighi cioè fai una discussione con una persona ci litighi e usi magari anche delle offese, insulti, può succedere, però è peggio quando parli con una persona magari civilmente, però quella persona ha la sua idea e non vuole sentire altre idee, quindi è sempre fisso e convinto della sua idea e quindi è inutile parlare con una persona del genere. Cioè, nel senso, anche se ci parli, se è sempre convinto della sua idea senza ascoltare gli altri, alla fine è come parlare col muro, alla fine, quindi non è un dialogo. Io penso che valga sempre la pena tentare il dialogo. Certo, ci può essere il fallimento che l'altra persona non lo accetti. Ecco, ad esempio, si dice oggi, da più pulpiti, dall'ONU, dal Papa, da altre... organizzazioni, non so, come Greta per quanto riguarda il clima, no? Che ecco, è necessario trovarci, ma non solo sentirci, ascoltarci, per trovare quella strada che nessuno c'ha tutta la verità in tasca. Noi, ciascuno di noi c'ha una stigmata della verità, una scintilla, messa insieme facciamo il fuoco. Ecco allora, però, ad esempio, le guerre, ecco, le ragioni delle guerre sono tante, economiche, etniche e di conquista, però, ma quando avviene il fatto che io metto in atto un conflitto, quando non dialogo, cioè quando io non ascolto le ragioni dell'altro e quindi voglio sopraffare. Per varie motivazioni, economiche, petrolio, oppure territorio, o anche il discorso delle guerre religiose, no? Ma perché io non voglio dialogare. Allora ecco che il dialogo è una dimensione importante per comprenderci. Poi bisogna mettere in atto, se questa comprensione rimane meramente intellettuale, è già una buona cosa, ma per un utilizzo sociale deve essere messa anche in atto nella vita pratica. Grazie. Letizia? Secondo me il dialogo permette di elevarci come esseri umani, sia a livello intimo, nel caso in cui ci siano rapporti più stretti con qualcuno, ma anche a livello culturale, tramite lo scambio di idee e opinioni. Però questo può avvenire solamente se c'è un ascolto reciproco, quindi un interesse. E secondo me deve esserci anche il silenzio da parte di qualcuno, perché se solo uno dei due parla, allora questo dialogo è illusorio. Ci deve essere chi ascolta. Ecco, il dialogo ci eleva culturalmente
e spiritualmente, però è necessaria la reciprocità, no? Quindi reciproco dire e reciproco ascoltare. Molto bene. Allora, il dialogo è di per sé uno scambio di parole. E tramite questo scambio di parole si possono avere due finali, cioè un finale costruttivo e un finale distruttivo. E secondo il mio punto di vista, tramite il dialogo, il dialogo è praticamente la chiave della nostra anima. Infatti, se noi prendiamo due persone, per esempio, e guardiamo dall'esterno la scena, potremo individuare se quella persona stia parlando in maniera sincera, se com'è il suo stato d'animo, poiché, citando gli antichi, le parole sono lo specchio della nostra anima. Molto bene, molto bene. Sara? Secondo me il dialogo è sì una relazione, ma anche un confronto tra più persone. E per esserci questo confronto deve esserci innanzitutto un interesse, ma soprattutto un ascolto reciproco. E ecco anche qui l'interesse di voler non solo sentire, ma ascoltare, e quell'ascolto deve diventare un paradigma per il mio rapportarmi in base alla problematica che si è messa a fuoco. Ecco, Danilo, prego, secondo te, voi sapete che è un grande calciatore, Danilo, togli la mascherina così sentiamo meglio. Secondo me il dialogo è uno scambio, non so, di idee, cioè tra due persone. È uno scambio di idee tra due persone, va bene, ok, siediti pure. Allora, mi pare che avete offerto un ventaglio. Il ventaglio è stato aperto da un'affermazione molto interessante, quella di Raffael. Ha parlato del dialogo con Dio, grazie Raffael, come preghiera. Preghiera è un dialogo, non è un monologo. È il dialogo con Dio, la preghiera, tu senti la dimensione di essere accolto, non è che parli col muro, c'è una sensazione, potremmo dire, epidermica, come quando tu sei lontano, ecco, e invochi dentro di te, ah, se ci fosse qui mio papà o mia mamma, ecco, mi avrebbero aiutato. Quindi è una realtà ipotetica, ma non futuribile, di speranza vera, perché se fosse la situazione diversa, ci fossero le persone che tu invochi, certamente la questione. Però anche sapendo e invocando se ci fossero qui i miei genitori, tu ti comporti diversamente. Quindi c'è dialogo che porta una certa efficacia. Poi voi avete parlato giustamente anche della dimensione della realtà culturale, della realtà sociale, della realtà amicale e anche del rischio che in sé e per sé ha il dialogo. Dunque, focalizzato questo concetto, vorrei sapere, poi chiudiamo brevissimamente, che tipo di dialogo voi pensate sia importante nella famiglia e nella Chiesa. Facciamo il giro contrario. Brevissimamente. Nella famiglia un confronto anche per delle scelte, e nella Chiesa una relazione ma anche un confronto. Secondo me nella Chiesa è un dialogo molto importante, sarebbe per esempio quello di spiegare ai ragazzi, non lo so come fa lei Don, ai ragazzi più piccoli il Vangelo, e per esempio un dialogo di opinioni come facciamo noi. Invece
Secondo il mio punto di vista, in famiglia sarebbe bene dialogare sui propri sentimenti, su quello che ci si sente dentro, ecco. All'interno della famiglia il dialogo è importante per riuscire a superare quei momenti in cui magari ti senti confuso, solo i genitori sono quelle persone che ti conoscono meglio di chiunque altro. E nella chiesa è altrettanto importante per riuscire a sentire Dio nel cuore. In famiglia si intende il dialogo intergenerazionale, cioè figli e genitori, no? Poi anche tra fratelli, si capisce, ma... Secondo me nel dialogo in famiglia bisogna essere liberi di esprimere quello che si pensa, quello che si vuole fare, senza aver paura di essere magari condizionati o non puoi fare questo, essere limitati o semplicemente anche criticati. Mentre nella chiesa bisogna che magari tra le diverse religioni di riuscire a capire l'altra religione, quindi non solo magari dire no, è sbagliato, non bisogna fare, ma cercare di capire anche magari la cultura della religione, di quello che ha portato magari a delle tradizioni, come magari nell'Islam di mettere il velo, che le donne devono mettere il velo. Conoscere e capire. Bene. Secondo me un dialogo tra famiglia è un dialogo molto di conforto, ovvero che ti possono difendere anche in quello che fai, anche se è sbagliato o è giusto. Invece se un dialogo tra chiesa è anche un dialogo molto più forte, perché ti puoi esprimere con altre persone credenti. Molto bene. Allora, secondo me tutti i tipi di dialoghi sono importanti, anche quelli in cui si litiga, perché serve a mostrare in tutti i modi le proprie emozioni e quindi così dopo si evitano ulteriori incomprensioni. Quindi nella famiglia mostrare tutte le proprie indecisioni, e di solito con i genitori, così, visto che sono persone che hanno più esperienza, riescono a confortare e ad aiutare da questo punto di vista. E nella chiesa, allora fra le persone della chiesa, in modo da... perché secondo me ognuno può avere una visione profonda e diversa della religione e usarla, tra virgolette, in modo diverso, quindi ci si può confrontare come la religione possa aiutare, e anche fra tutte le religioni, perché comunque indipendentemente da chi si crede, cioè da in chi si crede, siamo comunque tutte persone che possiamo avere tante cose in comune, come ha detto Gesù infatti, che dobbiamo amarci tutti come Lui ha amato noi. Bene, dopo si prepara Carlo. Secondo me un dialogo in famiglia è un dialogo molto intimo, perché i genitori ti conoscono come nessuno ti conosce. Invece un dialogo in chiesa è un dialogo che ti puoi confrontare con più persone e più religioni in un giorno anche. E allo stesso tempo. Va bene. Allora, nella famiglia è importante il dialogo per appunto sostenersi a vicenda, non solo il genitore che sostiene il figlio, ma anche i figli a volte devono sostenere i genitori. E invece nella chiesa è importante per, diciamo, mantenere tutti gli insegnamenti che ci ha dato Cristo e, diciamo, non perderli negli anni a venire, diciamo, quindi mantenere una fede. Molto bene. Aschi. Allora, secondo me il dialogo relativo alla Chiesa è il dialogo con Dio, cioè la preghiera. Invece in famiglia, se una persona ha problemi a comunicare con la famiglia, secondo me non sta molto bene, perché la famiglia sono le persone con cui stai più maggior parte della tua vita, quindi non dovresti avere problemi a comunicare con loro, secondo me. Quindi senza paura. Ok. Sì.
Il dialogo deve essere costruttivo, costruttivo in famiglia, dalla questione più minimale alla più grave, questioni di vita quotidiane o problemi vari. Nella Chiesa, la Chiesa con altre confessioni, sempre dialogo costruttivo per trovare quei punti in comune di cui si parlava prima. E all'interno della Chiesa, affinché si convincano i più scettici, comunque i cristiani, i cattolici, ma i non praticanti, coloro che sono più scettici riguardo alla funzione della religione, al ruolo della religione nella società e l'importanza di una vita spirituale, per convincerli. Quindi sempre la costruttività del dialogo è importante. Molto bene. Danilo. Dialogo con la famiglia è per, non so, parlare di esperienze e di fatti quotidiani, invece con la Chiesa per conoscere, non so, meglio la religione. Molto bene. Sia nella famiglia che nella Chiesa il dialogo deve essere autentico. Ma come nella famiglia il dialogo deve essere autentico, ma anche tendere a preservare quel giardino che è la famiglia, che comunque è l'unità familiare importante. Se una torta viene male, il dialogo non è dire viene male, dire non è venuta buonissima. Ecco, non nella famiglia l'importanza del dialogo è tenere unita la famiglia, non giudicare gli altri, e accettare i difetti. Anche nella Chiesa verso i fedeli è così, però nella Chiesa, anche nel dialogo con il mondo, è estremamente importante anche difendersi in caso qualcosa vada storto. Come la famiglia, se c'è qualche problema, deve affrontarlo in maniera lucida e unita. Anche la Chiesa deve essere unita e lucida nell'affrontare degli attacchi di entità importanti che non possono essere ignorati. Allora, nella famiglia il dialogo è essenziale per la sopravvivenza della famiglia, per risolvere qualsiasi problema o anche solamente per avere un consiglio. Nella Chiesa il dialogo è sia, appunto, come già stato detto, con Dio, con le altre religioni, ma secondo me è anche importante per trasmettere la nostra fede. Giulia. A mio parere il dialogo in famiglia deve essere soprattutto una cosa costruttiva che si basa sulla fiducia, poiché in famiglia c'è un dialogo abbastanza intimo, poiché sono persone che noi conosciamo da quando siamo nati. Non sempre il dialogo in famiglia è qualcosa, cioè è un dialogo. Spesso, soprattutto nell'età adolescenziale, al posto del dialogo c'è una discussione che, contrariamente al dialogo, è sì uno scambio di idee, ma in modo non propriamente come si dice, costruttivo, perché... Un confronto. Sì, un confronto però, cioè... Conflittuale qualche conflittuale. Volta. Mentre quello che bisognerebbe insegnare ai propri figli, i genitori dovrebbero insegnare ai propri figli sin da bambini, è riuscire ad intraprendere un dialogo con loro già dall'età più infantile, poiché prima di tutto la cosa che... Scusi, la cosa su cui si basa una famiglia, la relazione tra figli e genitori, è appunto avere un dialogo, riuscire ad arrivare a andare a casa e a rapportarsi con i propri genitori, perché una cosa veramente brutta è non riuscire arrivare a casa e non rapportarsi con i propri genitori, a mio parere. Mentre nella Chiesa, secondo me, bisognerebbe avvicinare anche le persone che credono ma non praticano alla Chiesa, poiché riesce a darti delle basi di serenità. Cioè, per me la Chiesa comunque dà una base di serenità, e comunque ci dovrebbe essere un dialogo tra le persone credenti che praticano e coloro che non praticano. Molto bene. Michele, quindi un rapporto
potremmo di evangelizzazione. Nell'ambito della Chiesa predomina il dialogo tra me, cioè tra l'individuo e Dio, che viene espresso nella preghiera individuale. Per quanto riguarda la famiglia, ritornando sul concetto del Lebensraum, dello spazio vitale, credo che sia l'unico vero contesto in cui io possa esprimermi, esprimere le mie idee e i miei sentimenti nel miglior modo possibile. Sapendo che sei compreso, ecco. Raffaele. Beh, come dialogo della famiglia, magari parlare della propria giornata, dei propri problemi o anche magari di fatti molto positivi che si vuole condividere e anche confrontarsi. Come dialogo con la Chiesa, principalmente magari a tema religioso, come ad esempio come essere un buon cristiano, come avere fede, eccetera. Molto bene. Io ringrazio ciascuno di voi che è stato leale e ha espresso il suo modo di sentire il dialogo. Adesso cercheremo ovviamente di metterlo in atto, sia con gli amici, sia con la famiglia, ma anche all'interno della Chiesa. Vorrei sentire un attimo così la Patrizia, che ci dà appunto la sua valutazione sul dialogo nella comunità cristiana. Io credo che il dialogo sia fondamentale in una comunità, cioè dialogo vuol dire essere alla pari, non sentire che uno è superiore a un altro, ovviamente ci saranno diversità di ruoli, no? Di compiti, però il sentirmi accettato, accolto tanto quanto l'altro, tanto quanto quello che ho di fronte. Quindi è un discorso, è un confronto che possiamo fare alla pari, in ugual misura. Allora, se esiste questo, io so che posso esprimere il mio pensiero, so che posso essere accolto, so che posso anche dare il mio contributo e quindi di conseguenza mi sento importante. E se lo vediamo in questo modo, pensavo mentre ascoltavo le riflessioni di ciascuno, pensavo al discorso: la preghiera è un dialogo con Dio. Allora significa che siamo alla pari con Dio, non perché noi siamo Dio, ovviamente, ma perché il Signore ci accoglie, ci ascolta, ci dà importanza. E allora noi non parliamo, come aveva detto anche Rafael, non parliamo a vuoto, non parliamo con il muro, ma c'è qualcuno che ci ascolta e che è pronto a prenderci per mano. Credo che nella Chiesa il dialogo è fondamentale come momento di ascolto, come momento di confronto a tutti i livelli. E anche lo sforzo che sta facendo il Papa proprio anche in questo periodo, che ha voluto il Sinodo, cioè che tutti possano, tutta la Chiesa, tutte le realtà di Chiesa, possano esprimere il proprio parere, il proprio modo di vivere la fede, di vivere all'interno della comunità. E quindi anche questo è uno sforzo che Papa Francesco vuole per la Chiesa, perché la Chiesa non può essere solo una gerarchia, ci vuole chi coordina, chi è referente, eccetera, eccetera. Però siamo tutti impegnati e corresponsabili. Quindi se manca il dialogo a tutti i livelli, fra amici, nella famiglia, nella Chiesa, diventa un monologo. Il monologo non serve a costruire, ma serve soltanto per il mio io, per dire io sono importante, io, ma non c'è spazio per l'altro. Ecco, ci volevo solo specificare che nella Chiesa c'è uguale dignità. Il battesimo ci dà uguale dignità dal Papa al piccolo che è stato battezzato domenica. Però ci sono diversità di ruoli, come
nel corpo umano ci sono diversità di membra. Allora, i ruoli sono il servizio affinché la comunità cresca e sia in comunione con il messaggio fondamentale. Quindi ecco che Papa e i Vescovi sono coloro che devono garantire, il Papa deve garantire la fede dei Vescovi, Papa e i Vescovi devono garantire la fede di noi cristiani, ma la dignità è uguale. Abbiamo diversità di compiti, quindi ecco anche il dialogo, ecco, non deve essere sentito come una sudditanza, ma come un rapportarci sapendo che tutti abbiamo la stessa dignità, però ci sono diversi compiti. E allora la diversità dei compiti va rispettata non come un sottostare a, ma un sapere che in questo modo io raggiungo il fine. Ad esempio a scuola è necessario che ci sia il docente, no? Dietro la cattedra o facendo il peripatetico, camminando per l'aula della scuola, della classe. Ma è chiaro che poi un domani gli studenti, quando conosceranno e avranno fatto tutti gli esami e avranno un bagaglio culturale, a loro volta saranno maestri. Ma bisogna rispettare i ruoli, non sapendo di essere inferiori, perché siamo tutti uguali nella dignità, tutti figli di Dio, tutti battezzati, però c'è chi, come dice San Paolo, chi ha il dono delle lingue, chi ha il dono dell'insegnamento, chi ha il dono del servizio, tutti siamo dunque in una dimensione uguale. Ecco che se io ho questa, diciamo, consapevolezza, ecco che noi parliamo alla pari, pur avendo diversità di ruoli. Allora, colui che mi corregge i compiti, che mi sottolinea gli sbagli, non è un mio nemico, ma mi è amico perché mi ha indicato che qui ho sbagliato. Allora, il dialogo è anche accettare gli errori per migliorare. Questo è da parte dei genitori, da parte degli educatori, ma anche da parte degli amici, se sono veri amici, se non sono il gatto e la volpe come per Pinocchio, no? Se sono, non so, la fattina per Pinocchio o il grillo parlante, questi ti indicavano la strada buona. Ecco, quindi è necessario avere questa dimensione di serenità e umiltà e quindi cogliere l'aspetto sapienziale che ci viene dal dialogo e costruire appunto i nostri rapporti verso una dimensione di miglioramento e di qualità della vita. Bene, a sabato prossimo.